Ciao, in questo video parliamo di rinforzo delle spalle, ma non parliamo di rinforzo delle spalle allo scopo di muovere più chili, perché alla fine poi, insomma, rinforzo muscolare può voler dire tante cose. Parliamo di rinforzo muscolare delle spalle, in ottica miglioramento della postura e miglioramento in generale dei dolori della zona. Per zona delle spalle intendo sì i dolori proprio dell'articolazione, ma soprattutto le tensioni, le contratture muscolari a livello dei trapezi, della zona spalle-collo, che è un problema molto molto frequente. Ci sono diverse cose che si possono fare, che si possono inserire nei propri allenamenti oppure considerarle come dei piccoli allenamenti a sé stanti. Vedremo diversi esempi, quindi insomma ci sono un po' di cose interessanti da vedere in questo video. Per chi non mi conosce, io sono Marcello Chiapponi, fondatore di L'Altra Riabilitazione, azienda che produce i migliori programmi che tu possa trovare per la risoluzione delle problematiche muscoloscheletriche, il miglioramento della postura e il miglioramento dello stato di forma generale. Oggi parliamo di rinforzo muscolare, quindi parliamo di un argomento che è al centro del mio ultimo programma di allenamento, del mio ultimo programma di esercizi, che è Alleniamoci a stare meglio, campo estivo 2. È un programma di allenamento pensato apposta per l'estate e pensato proprio per il rinforzo muscolare, per aiutare a rinforzare i muscoli in modo però estremamente scientifico e rivolto al benessere, quindi non muovere più chili, ma appunto, come vedremo oggi, migliorare i dolori, migliorare la postura, avere più energia. Sono una serie di video allenamenti che ti seguono per tutto per una durata di circa 30 giorni. C'è un sacco di materiale gratuito da provare. Ti invito ad iscriverti a questo materiale con il link nella descrizione o nei commenti del video. Ok? Allora, parliamo del nostro allenamento delle spalle. Beh, la prima cosa che posso fare sicuramente, vediamo un esempio per ciascun tipo di consiglio che do e poi eventualmente li puoi inserire nei tuoi allenamenti o, come dicevo, prendere tutti questi esempi e considerare un allenamento a sé stante. Allora, una delle cose più efficaci in assoluto per il miglioramento della postura sono gli esercizi di, noi li chiamo mobilità attiva, ovvero cercare di rinforzare i muscoli usando come resistenza la rigidità di altri muscoli. Nel caso della zona delle spalle, che cosa posso fare? Allora, io so che la rigidità dei miei muscoli in termini di postura ce l'ho chiaramente in chiusura, in anteposizione delle spalle, ok? Chiaro? Anteposizione intra-rotazione, rotazione interna. Ok? Quindi il mio esercizio che cosa diventa? Io adesso sono in ginocchio per comodità di inquadratura, ma potrei tranquillamente essere in piedi. Diventa sicuramente, vado a raddrizzare il più possibile le spalle, quello che riesco, ognuno ci riesce in modo diverso, e extra ruoto, ruota all'esterno. Per farlo, gomiti a 90 gradi, mi viene comodo avere i pollici all'esterno, tengo i pollici appoggiati ai gomiti. I pollici appoggiati ai gomiti, i gomiti appoggiati ai fianchi, volevo dire. Come fa uno ad avere i pollici appoggiati ai gomiti? Tu potresti riuscirci. Va bene, i gomiti appoggiati ai fianchi, la schiena bene diritta. E che cosa succede adesso? Apro, 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 apro fino a quando non arrivo a fine corsa. In questo momento i miei muscoli stanno faticando perché? Perché stanno cercando di vincere la resistenza di altri muscoli, dei muscoli che mi chiuderebbero. Buono standard per questo esercizio, decine di volte da una decina di secondi. Ottimo tipo di allenamento, ok? Altro tipo di allenamento che posso fare? Bene, posso cercare di rinforzare questi stessi muscoli non contro la resistenza di altri muscoli, ma contro un altro tipo di resistenza, come ad esempio la resistenza di un peso, potrei avere qua un pesetto, oppure una resistenza elastica. Voglio però rinforzare gli stessi muscoli, ok? Perché il principio è assolutamente analogo. Quindi, se ho un elastico, io posso portare un po' in tensione il mio elastico, tenere il gomito lungo il fianco e fare una extra rotazione, ok? O con uno alla volta o tutte e due insieme. In questo caso dell'elastico, io preferisco uno alla volta perché mi permette di concentrare meglio il lavoro, ok? Quindi io voglio arrivare stanco a circa una quindicina di ripetizioni, 15 da una parte, 15 dall'altra, e ripetere l'operazione almeno 3 volte. Oppure stessa cosa la posso fare con dei manubrietti, ok? Qua vado ad utilizzare 1 kg, 1,5 kg, anche mezzo chilo, quindi bottigliette dell'acqua e delle varie attrezzature vanno più che bene. Voglio sempre arrivare stanco intorno alle 15 ripetizioni. Vado a mettere sul fianco
E vado a fare la mia rotazione esterna, esercizio molto famoso che si utilizza tantissimo in riabilitazione, ne ho parlato tante volte, ed ecco qua, sempre gomito lungo il fianco. Ottimo. E poi c'è un'altra categoria di esercizi che io posso utilizzare per migliorare la mia postura delle spalle, per migliorare i dolori della zona, che sono gli esercizi che non sono, diciamo, pensati per riabilitare la zona, pensati per la postura, ma sono esercizi generali che, ascolta bene questa parte, se sovraccaricati, mi metterebbero in tensione, in difficoltà la zona, ma se dosati nel modo giusto, mi consentono di rivascolarizzarla e di diminuire la tensione. Come sempre, le cose prese ad alto dosaggio, le stesse cose che ad alto dosaggio mi danneggerebbero, a basso dosaggio mi danno una mano. Quali sono questi esercizi? Allora, un esercizio sicuramente è il rematore, ovvero il rinforzo dei dorsali. In questo momento ci sono tanti tipi di rematore, ma il principio è assolutamente lo stesso. In questo momento faccio un rematore da seduto con l'elastico, mi viene comodo. Ok, quindi è questo esercizio nel quale io vado a piego, ritorno, semplice, semplice. Ecco, se io vado ad esagerare con questo esercizio, creare troppa tensione, a tenere in questo caso l'elastico troppo duro oppure avere un peso in mano eccessivo, allora questo è molto probabile che mi aumenti le tensioni nella zona. Se io invece mi imposto il mio esercizio in modo da fare in modo agevole almeno una quindicina di ripetizioni, allora vuol dire che non l'ho fatto troppo pesante. A una quindicina di ripetizioni può darsi che io senta un pochino di tensione, ma se la sento quando sono a 15, anche 20 ripetizioni, sono sicuro di non aver dato troppo carico. Potrei sentire, facendo diciamo un 3 serie di questo esercizio con un riposo di 30 secondi, un minuto, potrei sentire transitoriamente un pochino di aumento di tensione, ma immediatamente dopo questa tensione tende a diminuire o al massimo il giorno dopo, ok? Quindi esercizio che mi metterebbe in difficoltà se dato troppo carico, a basso carico. E altro esercizio che mette in super difficoltà, sicuramente, facciamolo con i manubri, sicuramente la spinta in alto. La spinta in alto è un esercizio che, se sovradosato, mette molto in difficoltà la zona delle spalle, come tutti gli esercizi che vanno dalla linea dell'orizzonte, dalla linea delle spalle in su. Ok? Io ho una quasi certezza che se faccio fare a una persona che ha problemi di contrattura, di rigidità e magari anche proprio di infiammazione della zona, se gli faccio fare questo tipo di esercizio, sono sicuro che se lo sovraccarico lo metto troppo in difficoltà. Ok? Anzi, magari gli aumento anche i sintomi. Quindi, che cosa voglio fare? Voglio prendere due manubrietti, veramente leggeri, ok? Quindi comincio con mezzo chilo. Fare una prova e fare un po' di ripetizioni, vedere se ne riesco a fare almeno 15 e a 15 mi fermo. Mi fermo comunque, rilasso 30 secondi, un minuto e ripeto un 3 serie da 15, ok? Anche se non ero molto stanco, 3 serie da 15. Se invece sono stanco, quando sono a 7-8, stop, prendo un peso più basso e piuttosto faccio il movimento a vuoto, ok? Io voglio arrivare almeno una quindicina con un moderato livello di stanchezza. Ecco, una volta che l'ho fatto, che ci ho preso un pochettino di confidenza, allora poi magari posso mettere un peso, posso aumentare leggermente il peso. Comunque mi do come standard, diciamo, quello della quindicina di ripetizioni. Anche qua posso sentire transitoriamente un pochettino di aumento di tensione, ma se lo sento quando sono circa 15, non è un aumento di tensione che mi preoccupa. Ok? Quindi questi sono dei tipi di allenamenti di rinforzo che possono aiutarmi però a ridurre la tensione. A questo ci posso naturalmente abbinare degli esercizi di stretching, no? Come il classico esercizio che ho usato tante volte di allungamento del trapezio. Tendenzialmente lo posso fare prima, lo posso fare dopo, ci sono dei vantaggi a farlo prima, ci sono dei vantaggi a farlo dopo, ci sono dei vantaggi a fare in entrambe le modalità. Bisogna vedere anche uno quanto tempo ha e fondamentalmente come si trova meglio, trentina di secondi, 3 volte per lato, è un classico standard. Ok? Quindi
Questi sono dei modi, dei suggerimenti da abbinare ai propri allenamenti, oppure appunto, come dicevo, da utilizzare come allenamento a sé stante per rinforzare le spalle, ma con il preciso scopo non di muovere più chili, ma di stare meglio nella zona. E tendenzialmente poi se la zona sta bene, posso anche allenarmi poi a sollevare più chili. Se lo faccio prima, come abbiamo visto, ovviamente potrei rischiare di irrigidirla maggiormente. Ok? Bene, allora per questo video è tutto. Se vuoi continuare il discorso, se vuoi un programma di allenamento più organizzato, se vuoi andare oltre le inevitabili pillole, i suggerimenti che si possono dare all'interno di video come questi, allora ti consiglio sicuramente di provare il mio nuovo programma di allenamento, Alleniamoci a stare meglio Campo Estivo 2, che è specificamente pensato per il rinforzo muscolare, con l'obiettivo però appunto di stare meglio, non di muovere un sacco di chili. E ci sono un sacco di materiali gratuiti da provare. Vai a vedere i link nella descrizione del video, ci sono i test, la lezione è gratuita, insomma, ci sono un po' di cose, poi deciderai se passare alla versione completa. E se il video ti è sembrato interessante, non dimenticare di lasciare un mi piace, non dimenticare di iscriverti ai miei canali. Grazie mille dell'attenzione e ci vediamo alla prossima.